Ci sono tre elementi che creano il destino. Si chiamano nutrimenti, tre nutrimenti. Cibo, respiro, impressioni. Cosa mangi, come respiri. La maggior parte delle persone sono attente a ciò che mangiano. Da 1 a 10 ciò che mangia vale 1, ciò che mangi vale 1. Non è ciò che entra, è ciò che esce, ma ciò che esce è il tuo pensiero, che è fatto delle tue convinzioni che determinano le tue azioni. Quindi io non vedo il tuo pensiero, però vedo le tue azioni. Ma le tue azioni sono solo un riflesso delle tue convinzioni. Capite? Le tue convinzioni derivano da quale pensiero frequenti. Quali pensieri abitano il tuo tempio, la tua casa? La casa, il corpo, è come un tempio. Va preservato, curato. No? Bisogna officiare in esso i riti giusti. Mi capite? Se sbagli i riti in questo tempio, che è la tua carne, la tua casa, il tuo corpo, tutto diventa casino. No? Capite? Quindi tu devi evitare la confusione, casino uguale confusione. Tu devi evitare la confusione che genera una cattiva visione. Quando non vedi con chiarezza è perché sei confuso. Ti sei fuso con qualcosa di sbagliato. Quindi devi, attenzione, attenzione, per liberartene, fondirti nuovamente. E per rifonderti occorre una temperatura più alta. Quanti secondi? Quindi se eviti di fare casino, cioè se tu eviti la confusione, dovrai soffrire meno. Grazie.